Ad assistere quest'oggi a questa impresa da parte del tenente colonnello Gianfranco Paglia, anche il consigliere del comune di Livigno con delega allo sport, Marina Claoti. Marina, immancabile, una giornata davvero storica, bellissima la presenza dei ragazzini dello Sporting Club Livigno, ma bellissimo lo spirito che si è respirato quest'oggi. Sì, uno spirito di squadra sicuramente, sul traguardo si è visto, i ragazzi dello Sporting hanno accompagnato il tenente tutta la gara e c'è da dire che non è solo una giornata di allenamento, ma è sicuramente una giornata di valori. Hanno visto i ragazzi la fatica, il sacrificio che c'è dietro a questi ragazzi, i ragazzi paralimpici, e soprattutto si sono presentati in pista in una giornata che non era per loro un allenamento, quindi fa vedere l'amore che hanno per questo sport e diciamo la consapevolezza di accompagnare questi ragazzi durante questo evento. Una squadra che si è vista anche proprio all'interno della squadra paralimpica, perché i ragazzi paralimpici hanno accompagnato il loro collega e penso che non ci sia occasione più bella di vedere questo gruppo così diciamo amichevole. Il messaggio principale è lo sport che deve essere vissuto senza barriere, uno sport che deve essere senza barriere. Sì, assolutamente, infatti noi abbiamo un dialogo aperto con la Federazione Paralimpica proprio per migliorare le nostre strutture sportive, sono infatti loro che ci dicono dove abbiamo delle mancanze e siamo in continuo confronto con loro, sia dalla parte estiva con la squadra paralimpica che fa triathlon, sia nella parte invernale, e possiamo dire che Livigno ancora una volta si riconferma accessibile a tutti. Beh, a tutti, Livigno, ricordiamolo, sino a pochissime settimane fa aveva qui il gota dello sci di fondo mondiale, da Johannes Klabo a Frida Carlson, per citare solamente i migliori, comunque al maschile e femminile della specialità, e poi la nazionale paralimpica di sci di fondo che ormai è di casa con Livigno, quindi una Livigno che abbraccia davvero a 360 gradi. Sì, una Livigno che abbraccia a 360 gradi, una Livigno che sogna ancora, soprattutto in quello che potrà diventare magari in un futuro un centro non solo olimpico ma anche un centro di preparazione paralimpica. Questo è il nostro sogno. E come dici tu, sì, abbiamo ospitato atleti di grande livello, ma anche loro non sono da meno, anzi, poi proprio oggi arriverà anche la squadra di sci alpino paralimpico, quindi quale occasione migliore per dire che il Livigno c'è, le strutture sono accessibili, soprattutto le strutture sportive non mancano per nessuno. Grazie, Livigno ormai pronta per il via della stagione anche turistica. Assolutamente sì, con l'apertura degli impianti, alcuni che hanno già aperto in anticipo, e con il 2 dicembre con l'apertura di tutti gli impianti, oltre che la pista da fondo aperta proprio a livello turistico. Grazie, buon inverno Marina Claoti. Grazie. Grazie. Tanto, ci vediamo sulla pista di Livigno.